Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Christopher Vogler, il viaggio dello scrittore, una struttura mitica per scrittori, terza edizione. Questo è un file cui non vi posso dare il link, ma vi assicuro che se su Google metterete praticamente la query giusta, come Christopher Vogler Writer's Journey oppure Ultimate Searcher for Writers e quant'altro, è possibile rintracciarlo in PDF. Né più e né meno, in sostanza, il viaggio dell'eroe in formato PDF in inglese. Non lo vedremo questo libro, ci limiteremo soltanto a guardare praticamente il Lynch, perché tanto si tratta né più e né meno del pattern del viaggio dell'eroe. È comunque interessante per chi fosse interessato a rintracciare questo libro per darci un'occhiata. Libro primo, mappare il viaggio, la guida pratica, gli archetipi, l'eroe, il mentore, il guardiano, l'ombra e quello che c'ha il portatore di trucchi. Il libro secondo, il viaggio dell'eroe, mondo ordinario, la chiamata all'avventura, il rifiuto alla chiamata, l'incontro con il mentore, l'incrocio con i primi problemi, test alleati, primi test alleati nemici, approccio all'arrivo della caverna, il grande ordine, il grande scontro, la taglia, il premio, la strada verso casa, la risurrezione, il ritorno con l'elisir e poi l'epilogo. Ecco, di questo se ne sono il classico e poi una serie di appendici, e né più e né meno il viaggio, la forma e struttura del viaggio dell'eroe, l'ossatura che premette e permette del 95% dei racconti di andare a fonderli, scorporarli, accorparli, perché tanto sono praticamente, seguono sempre il pattern del viaggio dell'eroe. Ora, indubbiamente questa è una struttura interessante, importante da utilizzare, ma non c'è solo questa. Poi lo scoprirete, se vorrete, andando a fruire la playlist introduzione gratuita alla scrittura creativa, quanto corso avanzato di scrittura creativa. È indubbiamente un utile strumento per chi si approccia a scrivere i racconti, che dà un'ossatura, ma non è l'unica ossatura, ossia è parecchio terracentrica, ma chi approccia alla scrittura, a mio avviso, solo e unicamente con gli occhi del pattern del viaggio dell'eroe, è un po' come negare che esista vita nell'universo a parte quella presente sulla Terra, e questo è ovviamente già di per sé si commenta da sé, specie per uno scrittore di fantascienza. Quindi sì, sicuramente il viaggio dell'eroe, Christopher Vogler, è un testo da leggere anche in inglese, che è possibile rintracciarlo gratuitamente e darci un'occhiata, però indubbiamente non è l'unico format da applicare. Questo però è un bel testo da rintracciare. Passiamo oltre. Save the Cat di Black Snyder. Anche qui siamo praticamente dentro il solco del viaggio dell'eroe, ma in una versione un po' più sintetica. Che cosa vi posso dire? Salva il gatto appeso praticamente al cordone. Dice già tutto il titolo. Ecco, andremo rapidamente a scorrere la tabella dell'indice. Introduzione, capitolo 1. Che cos'è? Ecco, è importante sapere di che cosa uno ha scritto, e quindi in poche parole essere capaci di dare un pitch sul pitch e gli incipit. Ci ho fatto praticamente un podcast. Capitolo 2, ecco, la regola generale è dammi sempre la stessa cosa ma in salsa differente. Questa è la teoria per cui
Sostanzialmente tutte le storie dentro il pattern del viaggio dell'eroe sono clonabili perché, a giudizio dell'autore, diciamo il telespettatore, l'utente, il lettore, vuole sempre la stessa cosa ma in salsa diversa. Questa è un'ipotesi discutibile perché, come si vede, praticamente il caso, la realtà è molto più complessa, a cominciare da 2001 Odissea nello spazio, dove non c'è il viaggio dell'eroe, ma diciamo il film ha avuto un successo enorme, ancora tutt'oggi penso uno dei migliori, se non il migliore film di fantascienza, nonché il libro è un bel libro e niente po' di meno che una clonatura di un racconto di fantascienza degli anni 20, quindi dove praticamente non c'era neanche il viaggio dell'eroe. Va bene, comunque questo capitolo 2 è parecchio discutibile proprio su questa idea del viaggio dell'eroe. Capitolo 3 è diciamo la questione di si incomincia a parlare diciamo dell'eroe, chi è, cosa fa e via dicendo. Incominciamo a entrare a botta nella storia. Capitolo 4, non si deve mai tardare a introdurre già diciamo nella storia mai preamboli addormentanti ma bensì cliffhanger che possono aiutare. Capitolo 5, la perfetta bestia, il perfetto nemico. Ecco, anche questo diciamo si vede che è uno stereotipo, perché anche la persona più buona non è mai un santo, ma diciamo ha propri difetti e magari un velo di elementi negativi, quanto la persona più cattiva che possa essere non è mai 100% cattiva, ma una percentuale diciamo di elemento negativo che comunque lascia un qualche spazio a qualche elemento di positività minimo oppure anche crescente, specie se il cattivo è diventato cattivo data la necessità, su cui vi invito a riflettere che qui si dà per scontato nel viaggio dell'eroe che i cattivi siano cattivi, quindi si nasce cattivi, si vive cattivi, si muore cattivi, mentre l'idea che diciamo quando si nasce si sia più o meno diciamo né cattivi né buoni, ma il contesto in cui si vive indubbiamente formi diciamo l'ossatura della persona quanto le relative decisioni personali, quindi decisioni personali e il contesto è quello che fanno di una persona buona o una persona cattiva, e quindi già di per sé si vede che questa è una finzione narrativa che non sta né in cielo e né in terra. Capitolo 6, le immutabili leggi della fisica, dove praticamente della fisica della scenografia, dove praticamente si danno una serie di consigli pratici. Capitolo 7, cosa c'è che non va su quel film o su quell'opera? Ecco, una serie praticamente di critiche con casi specifici su perché questa cosa va su quel tipo di film o libro non ha acchiappato. E infine finale diciamo che va in dissolvimento, dove praticamente l'eroe è sempre positivo, ha ottenuto vantaggi e quant'altro, quindi è un testo che è interessante, si può rintracciare gratuitamente in internet, basta andare a cercare con Save the Cut, si può rintracciare la versione gratuita in inglese, è utile da guardarlo, utile da leggerlo in alcune parti, ma ecco, secondo me, come il modello del libro precedente del viaggio dell'eroe, va preso con le molle, nel senso che per quelli che sono viaggio dell'eroe dipendenti, indubbiamente queste sono bibbie sacrosante, al di fuori di queste bibbie sacrosante non esiste vita fuori dal pianeta Terra, perché c'è solamente il viaggio dell'eroe del pianeta Terra. Ecco, non è chiaramente, non è così, specie per uno scrittore di fantascienza, quindi di conseguenza sì, il pattern del viaggio dell'eroe è utile, va conosciuto, ma ci sono tanti altri format che vanno considerati. Ok, passiamo oltre. Ecco, questo è praticamente un estratto che si trova in internet, sempre sul di Vogler, sul viaggio dell'eroe. Questo file in PDF è facilmente rintracciabile. Ci daremo una sbirciatina.
qui da pratica, questo chiaramente proviene dal viaggio dell'eroe, ma è una forma un po' più contratta. Nel patto 1 abbiamo il mondo ordinario, chiamata all'avventura, il rifiuto della chiamata, incontro con il mentone, l'incrocio con i primi problemi. Patto secondo, abbiamo i primi test, gli alleati, i nemici, l'approccio alla caverna, la battaglia finale, e poi abbiamo praticamente l'eventuale premio. Atto 3, la strada praticamente verso il ritorno, poi c'è la risurrezione e il ritorno con l'elisir. Quindi abbiamo, nell'atto 1 c'è la partenza con la separazione, la chiamata all'avventura, il rifiuto della chiamata, un aiuto supernaturale e via dicendo. La discesa, l'iniziazione e la penetrazione, la strada che è colma di difficoltà, l'incrocio praticamente con le prime battaglie, e vabbè, questo è il classico praticamente ritorno del viaggio dell'eroe con ritorno e quant'altro. Che cosa vi posso dire? Il viaggio dell'eroe, ecco, qui abbiamo i vari modello, come l'atto primo, l'atto secondo, l'atto terzo, cosa deve succedere. Ecco, già qui, da qui si capisce che il format 2001 nello spazio non ha nulla a che vedere col viaggio dell'eroe, perché 2001 è in quattro parti e invece qui il viaggio dell'eroe è in tre parti. Qua abbiamo il viaggio dell'eroe, una specie di mappa che spiega un po' chiaramente tutti i vari momenti, le prese di posizioni e quello che implica a livello emotivo, e poi il mondo ordinario, si dà in pratica una serie di consigli sul retroscenario, come deve essere e come gestirle un po' automaticamente, il world building, perché queste considerazioni vanno a impattare sul world building. Ora, questo già di per sé è un falso, perché un world building fatto bene, in particolar modo di Climate Fiction, non deve avere nulla a che vedere con, in sostanza, una ideologia, ma deve tenere presente in pratica di veri trend scientifici, che i trend scientifici sono avulsi dalle ideologie quanto dalla mitologia e il ripetersi sempre di cose. Di conseguenza, ecco, già si capisce al volo che non è applicabile il pattern del viaggio dell'eroe in Climate Fiction. Poi ci ho fatto anche un podcast particolare che vi invito a guardare. Il viaggio dell'eroe è una finzione a tutti gli effetti, che produce storie sempre diverse ma tutte uguali. Ecco, se vi piacciono le storie tutte uguali, applicate praticamente il modello del viaggio dell'eroe. E qui abbiamo appunto gli archetipi, che sono una serie di personaggi e di qualità che l'eroe deve avere, e i vari personaggi che possono subentrare, che sono il mentore, il guardiano, il traditore, l'alleato segreto, l'alleato minore, un po' tutto quello che vi pare. Ecco, questa è la guida pratica che parla praticamente di un mito nei confronti del viaggio dell'eroe. Attenzione ad applicare questo format in Climate Fiction, perché in Climate Fiction non c'entra un cazzo il viaggio dell'eroe. Ci ho fatto un podcast sopra, vi invito a darci un'occhiatina. Comunque, indubbiamente questi sono manuali e documentazioni da avere, dei sbirciarli, che vanno conosciuti, se non altro per anche solo modificare il relativo pattern del viaggio dell'eroe. Indubbiamente, prima di modificare bisogna conoscere. Ok, per questa puntata è tutto, passiamo oltre per quanto riguarda lo spazio dei manuali di scrittura creativa. Andiamo alla prossima puntata, vi aspetto.